Avvocato Maria Rosaria Esposito, candidata al Consiglio Comunale di Pagani nella lista di Forza Italia. Anzitutto, perché ha deciso di scendere in campo? Ho scelto Pagani come la città in cui vivere e quindi ho deciso che era giusto dare un impegno concreto per questa città. Iniziarla a vivere anche politicamente, collaborare alla sua risalita. Non è più concepibile una città senza stabilità politica, senza un impegno concreto da chi ha le professionalità e le capacità per poterlo fare. Perché ha scelto di candidarsi proprio sotto il simbolo di Forza Italia? La mia storia politica nasce in Alleanza Nazionale, quindi è stata la conseguenza naturale, la conseguenza logica. È il mio partito, il partito in cui mi ritrovo con i propri valori liberali. E l'obiettivo è proprio questo, scegliere Forza Italia perché Forza Italia in questo comune ha bisogno di ricompattezza, ha bisogno di riorganizzarsi, ha bisogno di ricrescere e di risollevarsi con la collaborazione di tutti, ricreare quell'entusiasmo che c'è sempre stato intorno a Forza Italia. Lei è già stata consigliere comunale, non solo, anche assessore in passato, senza il bisogno delle quote rosa. Oggi è di nuovo in campo portando anche la sua competenza, la sua professionalità in politica come candidata al Consiglio Comunale. Quali sono i punti cardine del suo progetto per questa città, Pagani? Io ho una esperienza anche abbastanza cospicua e rilevante in materia di ambiente e il mio obiettivo, anzi il mio sogno più grande è quello di puntare sull'ambiente, perché un paese che effettivamente vuole rinascere e risorgere non può non valorizzare questo campo. I bambini devono poter scendere per il proprio comune sapendo che non ci sono rifiuti. I rifiuti sono un valore e una risorsa. Bisogna puntare su una buona raccolta differenziata, aiutare i cittadini a selezionare i propri rifiuti e valorizzare quelli che sono patrimonio e risorsa per un comune, quali vetro, ferro, cartone, carta. Questi possono essere dei contributi validi perché utilizzando i proventi che derivano dal riciclo di questi materiali con un buon gioco con le filiere organizzate si può investire su settori importanti quali il giardinaggio, ecco, valorizzare una villa che è bellissima, non può essere trascurata come lo è in questo momento.